L'omine bitonto trionfa nel big match di San Pio. Il Corato viene battuto nettamente per 4-0 in un match praticamente senza storia. Siamo in compagnia del presidente Francesco Rossiello. È stata una settimana di grande attesa, grande tensione, ma anche di grande consapevolezza dei mezzi di una squadra che oggi, ancora una volta, ha dimostrato di meritare ampiamente il primato in classifica. Presidente, raccontaci le turbolenze di questa settimana, ma anche le emozioni del post partita, di una partita che regala all'Omnia un successo che la lancia definitivamente in vetta alla classifica. Ma è stata una settimana carica di tensione per tutte le vicissitudini che ci sono state in capo allo Sportmania, dove ci hanno tolto anche 2 punti, insomma, rispetto al Corato. Questa è stata, insomma, una spinta in più per far bene oggi, e i ragazzi hanno dimostrato di sapere l'obiettivo, insomma, da raggiungere, che è quello della promozione. Con questa vittoria credo che, insomma, ormai i dubbi non ce ne sono più, però bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi per terra e continuare così sino alla fine del campionato, insomma. Se l'aspettava una vittoria così convincente dei propri ragazzi? Mi aspettavo una bella reazione dopo il pareggio di Spinazzola, e questa c'è stata, e siamo molto molto contenti, insomma. Il futuro, presidente, ha detto di mantenere i piedi ben saldi, però è inevitabile che questo successo di oggi legittima un primato, ma legittima anche ancor di più le difficoltà che incontrerà l'Omnia nel percorso che porterà alla fine del campionato. Domenica ci sarà l'ultima del girone d'andata e poi tutto il girone di ritorno. Campionato ancora lungo. Ma il campionato è ancora lungo, e sicuramente tutte le squadre, quando affronteranno la capolista, ci metteranno il 110%, perché vorranno fare sicuramente una bella figura. Però noi siamo una buona squadra, un'ottima squadra formata da giocatori che hanno calcato campi importanti, e quindi non abbiamo paura di nessuno, insomma, bisogna soltanto rimanere concentrati sino alla fine del campionato. Ecco, la concentrazione anche del presidente Francesco Rossiello. Lo ringraziamo e gli auguriamo di poter vivere ancora belle giornate come quella di oggi. Grazie a voi e forza Omnia. Sempre. L'ha studiata a questo punto, direi, molto bene, visto il risultato finale. Mister Benny Costantino, 4-0 dell'Omnia al Corato, vetta consolidata, e soprattutto dove ha battuto, alla prima domanda mi viene spontanea, come e dove ha battuto l'Omnia la seconda in classifica, la vice capolista? Beh, sicuramente i ragazzi sono stati molto bravi ad interpretare benissimo la partita, dal primo secondo dall'approccio alla partita hanno voluto dimostrare al Corato che è una signora squadra, che oggi l'Omnia voleva questi 3 punti, li voleva battere a tutti i costi. In effetti oggi onestamente non c'è stata partita, come però ripeto, sappiamo benissimo il valore del Corato, che ci darà ancora del filo da torcere fino a fine campionato. Una splendida reazione dopo, in fin dei conti, anche la sfortunata partita di Spinazzola. Sì, alla fine Spinazzola è stata una partita diversa da questa. Abbiamo subito un rigore al 90esimo, però se proprio devo recriminare più sui 2 punti persi per il Cerignola, che si è ritirato, che i 2 punti persi sul campo. Quindi sto rosicando più per quei punti persi col Cerignola. Sul campo domenica lo Spinazzola ci ha portato via i primi 2 punti della stagione, quindi ci sta. Dopo un successo magari anche così autoritario, ora mantenere alta la concentrazione è uno step successivo che dovrà necessariamente avere questa squadra, perché magari il proprio risultato di oggi potrebbe in un certo qual modo anche portare a dei bruschi cali di concentrazione. Dove bisogna lavorare su questo per mantenere sempre alta l'attenzione di tutto il gruppo?
Bah, indubbiamente questo è il mio compito dall'inizio del campionato, perché so di avere, come ho sempre detto, una squadra forte che vuole interpretare il ruolo da leader di questo torneo, quindi il mio compito è proprio questo, cercare di stimolare tutti, di far sentire tutti in gioco, mai nessuno indispensabile, e naturalmente sappiamo benissimo che alla fine siamo ancora, manca una giornata al giro di boa, quindi fondamentalmente non abbiamo fatto niente, quindi per vincere ce ne vuole ancora. Il campionato è lungo, deve ancora finire il girone d'andata, c'è tutto un girone di ritorno e poi questo campionato in Seneca, tra ritiri, problemi vari, la classifica ti può cambiare in un giorno, da un giorno all'altro. Ringraziamo mister Costantino e complimenti davvero per questa splendida vittoria. Grazie, grazie ragazzi e grazie a voi. Nicola De Santis è il capitano della capolista Omnia Bitonto, che oggi ha regolato 4-0 il Corato e ha aumentato il proprio vantaggio rafforzando appunto il primato. Nicola, oggi era una partita sentita, particolare, che veniva al termine di una settimana complicata, il pareggio di Spinazzola e soprattutto però i due punti persi in classifica rispetto al Corato proprio per il ritiro dello Sportman Cerignola. La reazione è stata splendida, come ha vissuto lo spogliatoio l'attesa di una partita importante, così importante? Beh, la partita è stata preparata in maniera ottimale, come facciamo tutte le settimane, dalla seconda in classifica, visto che comunque la capolista siamo noi, fino all'ultima in classifica. La squadra prepara settimanalmente dal martedì al sabato la partita in maniera ottimale, però come dicevi benissimo tu, ho attraversato una settimana dove abbiamo preso un pareggio al 95esimo, due punti che non so, sono inspiegabili come siano stati tolti a una squadra che ha vinto sul campo contro una squadra che invece ha pareggiato e si ritrova tolti due punti, però penso che la squadra ci teneva a questa partita, quindi a prescindere dal distacco che avevamo o che dovevamo avere, doveva vincere, quindi così è stato, ben venga, ora siamo messi a più 5, ma comunque non molliamo nulla. Hai vissuto tu e altri elementi di questa squadra, avete vissuto tante partite, tante attese, questa era sicuramente una partita importante, da condottiero del gruppo, tu essendo la figura carismatica del capitano, personalmente come hai vissuto questa partita? Tra l'altro sei stato uno dei migliori in campo, ma come hai vissuto personalmente una partita che era effettivamente un crocevia per la stagione, della nostra stagione? Beh, io penso che ogni partita vada affrontata con la tensione giusta. La tensione non vuol dire aver timore dell'avversario, però diciamo che il sabato, quando sei a casa, devi avere sempre quella tensione giusta per poter affrontare la partita. Nel momento in cui la tensione non c'è più, parlo a livello agonistico, vuol dire che hai perso stimoli e quindi non dovresti presentarti neanche più in campo. Però la squadra ha interpretato la gara in maniera ottimale, magari non siamo riusciti a trovare le nostre giocate, diciamo, domenicali, ma allo stesso tempo è stata una squadra, diciamo, con l'ignoranza giusta, col temperamento giusto, e ha avuto la bravura di chiudere la partita all'ultimo secondo del primo tempo, che secondo me è stata una manna dal cielo per noi e la condanna per loro. Il quarto gol è una magia, punizione, girata di Alfredo, vi trovate proprio a vostro piacere in campo. Sì, beh, il mister ci dà diverse disposizioni durante la settimana, noi le proviamo e riproviamo in allenamento, poi cerchiamo giustamente, come tutte le cose, sia dalla punizione che dal corner, una semplice marcatura, di riportarle la domenica in campo. Così è stato, sono contento soprattutto per Alfredo, al quale il gol gli serviva tanto, però oggi per me poteva segnare anche il massaggiatore, l'importante era portare i tre punti a casa e allungare più 5 sul Corato. E con la speranza di continuare questa cavalcata ringraziamo Capitan De Santis, in bocca al lupo e complimenti. Grazie a voi Crepi.